condividere un punto di arrivo ovviamente parziale di questi primi sei mesi e anche e soprattutto grazie al loro lavoro. Io però voglio ripartire nel tempo che ho a disposizione sottolineando un aspetto toccato dal sindaco, che è quello che riguarda l'elemento della trasversalità che ci ha accomunato. Abbiamo parlato in campagna elettorale del tema della sostenibilità, abbiamo cercato in questi mesi di metterlo in campo non solo sull'elemento chiaramente di carattere ambientale, che è quello che noi sentiamo centrale, ma in una dimensione integrata, come è stato detto, legato alla questione appunto di una trasversalità che tra l'altro si è manifestata, l'avrete visto in questo weekend, con la manifestazione legata all'hackathon. Questo è un taglio, secondo me, importante, che dà un po' la cifra da un punto di vista politico di quello che è il nostro modo di intendere la sostenibilità, dove ambiente va insieme alla dimensione sociale e deve andare insieme alla dimensione economica. La vediamo in questi termini e stiamo mettendo a terra dei percorsi reali che si possono toccare con mano. Rappresenta non solo un'azione, ma rappresenta un metodo, e quindi questo metodo è la prima cosa che mi sento di sottolineare. Trasversale a sua volta, e la mobilità è una cifra importante di questa, di questo aspetto. Infine, un ultimo elemento che voglio toccare, il terzo, è quello della partecipazione. La nostra amministrazione ha voluto con forza quelli che sono stati chiamati i tavoli della sostenibilità, che non si sostituiscono in nessuna forma agli organi predisposti dal punto di vista del Consiglio Comunale, le commissioni comunali, eccetera, ma manifestano la volontà di anticipare il momento di confronto, nel senso che dentro questi tavoli della sostenibilità, che saranno i luoghi dove si costruisce anche con la cittadinanza, si interloquisce anche con la cittadinanza in relazione a quelle che sono le necessità di un territorio, ecco, capite bene che questo, anche a sua volta annunciato all'interno della campagna elettorale, è un elemento concreto di pratica della partecipazione. Quindi questi aspetti legati alla trasversalità, alla mobilità e alla partecipazione mi sembrano un po' la cifra che, come ambientalmente, ci sentiamo, insomma, da questo punto di vista, di sottolineare come quello che è stato fatto in questi primi sei mesi sia la prova tangibile di una volontà politica che avevamo espresso in campagna elettorale e che già mette in campo elementi concreti in questo senso. Quest'anno ho presentato la nostra lista con la sinistra Cambialetto e avevamo invitato il sindaco di Sesto Fiorentino, una città di 40.000 abitanti, simile alla nostra, e parlando con lui, ma noi arriviamo da 5 anni di opposizione, adesso ci invitiamo invece ad amministrare con chi era, e lui ci ha detto fatelo, perché lo stare assieme comporta fatica, perché vuol dire discutere, confrontarsi, litigare, polemizzare, ma alla fine ottenere risultati. Questo è, come dire, l'obiettivo di fondo quando ci siamo spesi, rischiando, perché ripeto, non era per noi semplice. Ogni tanto qualcuno mi chiede ancora, ma era meglio stare all'opposizione o stare in amministrazione? Certamente all'opposizione lavoravo di meno ed era più semplice, per ovvi motivi, cioè la giunta propone, l'opposizione fa la sua parte, giustamente, perché così poi vota no e le cose vanno avanti. Qua ogni volta c'è da discutere, litigare, polemizzare, fare, però finisce c'è i risultati. Sono quelli che volevamo noi? Assolutamente no, ma nessuno di noi ha, come dire, ci trova dei compromessi. E io penso che se Lecco deve essere una città bella, solidale, sostenibile e grande, come diciamo sempre e scriviamo ormai da tempo, specialmente in questo momento di pandemia e di problemi che stiamo vivendo tutti, deve mettere al centro l'attenzione alle persone. Se voi fate scorrere quel fascicoletto lì che vi hanno distribuito, vedete quanta attenzione alle persone c'è dentro. Se voi prendete tutti i capitoli che riguardano l'attenzione alla famiglia, ma dalle cose concrete, tipo le risposte ai bisogni abitativi, alle questioni culturali, quindi che riguardano tutti gli aspetti, allora l'attenzione alla famiglia, l'attenzione ai giovani, l'attenzione agli anziani, allora vuol dire che abbiamo tentato in questi sei mesi di tenere al centro del nostro ragionamento l'attenzione alla persona. Cito soltanto alcune cose che mi sembrano importanti. Abbiamo messo insieme le risposte concrete, dicevo prima,
con anche i progetti rispetto alle persone. L'esempio più classico è l'esempio del patto per la comunità educante che abbiamo avviato e sul quale si sta lavorando, si è preparato il manifesto sul quale chiamiamo raccolta le scuole prima di tutto, ma anche le associazioni sportive, le associazioni culturali, le associazioni musicali, tutti quanti quelli che possono partecipare a costruire questa comunità educante nei confronti di tutti i nostri giovani e della città intera. Quindi questa è una cosa che è avviata, certo non si vede oggi il risultato, ma se non l'avviamo non la portiamo a termine. Quindi l'averlo fatto e l'averlo già ormai preparato il manifesto eccetera ci sembra una cosa estremamente importante. Dell'aula studio al Palatavus fatta, ma quella avvione dopo, cioè, quindi l'idea di non solo mettere insieme quello che, ma dare un'idea di educazione e di priorità alla persona per in tutta la città. Queste mi sembrano le cose che vanno un po' sotto. Ormai 6 mesi fa, a Mauro, che non era facile andare a sfidare un centrodestra compatto, abbiamo vinto come coalizione di centrosinistra, una coalizione forte che di fatto è la terza volta che vince a Recco Città. Per cui il primo dato politico e fondamentale è questo. Amministrare vuol dire sapersi prendere le responsabilità, sapere prendere anche le decisioni e soprattutto ascoltando e avendo le idee ben chiare. Credo che quello che è stato fatto in questi primi 6 mesi di mandato sia la dimostrazione di quanto vi ho appena detto. Tutto si fa con i soldi, no? Importante il bilancio del comune, perché poi senza i soldi, senza il continuo ordine, nulla si può fare. Nei primi 6 mesi è stato approvato, anzi nei primi 4 mesi dell'anno in realtà, è stato approvato un bilancio di previsione e una variazione di 10-12 milioni di euro. Non è una cosa da poco, perché ci hanno sempre detto ma sono tante belle cose quelle che avete scritto nel programma, sono tante belle cose che avete messo poi nel DUP, nelle linee di mandato, chissà se ci saranno i soldi. Bilancio di previsione, variazione di bilancio, nella quale tra l'altro 4 milioni di euro vanno a distinguere dei mutui, cioè vanno ad appianare dei mutui, più di 1 milione di euro per aiutare tutti quei soggetti che non hanno potuto partecipare, aderire, e non hanno avuto quindi la possibilità di accedere al fondo ristori nazionali e o comunque regionali. Tanti progetti erano in piedi, tanti progetti stanno venendo avanti. Le vere sfide saranno innanzitutto la rigenerizzazione urbana, cioè capire cosa fare davvero di questa città, perché far diventare Lecco bella, come credo che tutti noi, non solo della coalizione che amministra questa città, condividiamo, perché sappiamo che Lecco è bella, però spesso ci sentiamo dire però peccato che mancherebbe questo. Mettere i soldi e puntare sulla rigenerazione urbana non è da tutti. L'area della piccola è grande opera lasciata, una ferita aperta più che altro, lasciata all'interno della Manzoni, è partito il progetto con la precedente amministrazione, ma si sta continuando nella riqualificazione e porre al centro dei poli museali della nostra città, un bene che per tantissimo tempo non è stato in realtà valorizzato. Non era semplice, si sta battendo quella strada nel migliore dei modi, bisognerà continuare su questa strada e poi bisogna anche avere il coraggio di smetterla di lamentarsi. Quindi invito in realtà gli altri che dell'opposizione che magari si lamentano di apportare un vero e proprio contributo alle nostre idee, perché tanti sono i programmi, sono le idee, tante sono le cose che questa amministrazione sta facendo e che vorrà fare, però forse è caso di smetterla di lamentarsi e iniziare realmente a mettere la testa a quelli che sono i documenti dell'amministrazione, in quello che l'amministrazione sta facendo. Quando le piattaforme lungo Lago Piccola, mi sono dimenticato i piani d'erba, punto primo, giusto? E quindi adesso recupero. E agganciando Piccola e piani d'erba dico,
vedrete già da quest'estate che quello che abbiamo detto, no? Che questi spazi oggi un po' anonimi, un po' trascurati, diventeranno, non abbiamo sempre usato il futuro, spazi per la cultura, spazi per lo sport, per l'aggregazione. Ebbene no, già da quest'estate con delle iniziative specifiche, sia la piccola sia ai piani d'Erma si vivrà parte del futuro. Inizieremo già a mettere attività culturali, a mettere attività sportive, a mettere attività commerciali, a chiamare lì gente, perché la rigenerazione urbana, come richiamava prima, non è una cosa che si inventa il sindaco e mette una X sulla piantina della città e decide cosa si fa lì dentro. Si faceva così negli anni 80, fino agli anni 70. In tutte le moderne città attuali e i modelli più funzionanti di rigenerazione invece prevedono prima di tutto la sperimentazione, è quella che vogliamo fare, secondo la partecipazione. Quindi quando dico ma voi chiedete ai cittadini, non avete una vostra idea, è come se ce l'abbiamo l'idea, però se resta l'idea del sindaco e dei 20 del consiglio comunale, è l'idea di 21 persone. Noi vogliamo che se questa idea o idee migliori o idee ulteriormente perfezionate siano le idee vincenti per la città, allora è indispensabile fare il coinvolgimento, fare i tavoli, fare le riunioni. E poi vedrete che impostate con un metodo, perché non è che si fa la riunione e basta, saranno dei metodi, dei professionisti, degli urbanisti, dei tecnici capaci anche di mediazione sociale, allora lì tireremo fuori per questi spazi di città il loro futuro migliore, che è anche il nostro futuro migliore. Quindi aspettatevi, non solo per la piccola, ma anche per i piani d'Erma, appunto delle proposte estive, proprio di animazioni finalizzate a questo, e poi per i piani d'Erma, che delle tre piattaforme è quella in assoluto la più complessa per conformazione, per risorse, per accessibilità, e anche la più frammentata, ecco, un processo simile a quello che è già stato vissuto per Lungolago, che si vivrà per la piccola, di progettazione strategica. L'avete visto a bilancio, sono i 40.000 euro per la progettazione strategica dei piani d'Erma, un po' con quel metodo che vi raccontavo, un po' con dei professionisti specializzati, un po' con dei confronti con le realtà turistiche montane, italiane o straniere, alpine. Quindi ecco, era rimasto nella desiderio, invece l'impegno sarà che sia per sempre e che sia magari anche, se possiamo sognare, che sia allargata anche ad altre utenze. Cioè la scelta della gratuità non è legata al fatto che siano giovani, ma al fatto, giovani anagraficamente, ma al fatto che possano avere più tempo di quanto ne ho io di educarsi a un cambio di mobilità attiva. Io dico che la mobilità deve essere plurale, quindi devo usare il mezzo giusto, la strada giusta per l'obiettivo di movimento che ho. Dedichiamo pensando che ci vadano a scuola e nel tempo libero, della ragione per cui è gratuito, sperando che poi con i genitori, se sono piccoli, con gli amici o quando non avranno più 19 anni, non scelgano l'automobile come unico mezzo di spostamento. In una città come la nostra, dove è vero che l'auto è, come dire, il mezzo più usato, ma le nostre strade, la trasformazione del territorio, le scelte ambientali, il turismo che stiamo facendo, dice che se dobbiamo preservarlo, uno dei modi per preservarlo è anche decidere che l'automobile viene usato solo quando serve. Venire su, diciamo, le manutenzioni, quelle di chiamata, buchi nelle strade, piuttosto che altre cose simili, abbiamo tutta una serie di imprese alle quali sono appaltati. Per quanto riguarda lo sport, Alessandra Durante, per la partita giovane abbiamo pensato di creare veramente un'estate nuova a Letto, che va sicuramente nella direzione di valorizzare le tre piattaforme già citate, ma che vuole portare a Letto eventi culturali, sportivi, ricreativi e turistici a 360 gradi. Con l'obiettivo di avvicinare non solo un target più vicino al mondo culturale, ma tutti i cittadini indistintamente, per cui eventi per grandi e piccini, per le famiglie, per i giovani, per i grandi amanti e appassionati della lettura, della letteratura e della musica e del cinema.
Con questo obiettivo prepariamo, e settimana prossima lo presentiamo, un primo assaggio che è il progetto Arte Vagamente, ovvero la cultura a domicilio. Riabituiamo i cittadini all'idea che ci si può incontrare, ci si può incontrare in tutta sicurezza. Per cui andiamo a portare piccoli eventi culturali e di animazione nei luoghi dove i cittadini vivono, nelle piazze dei quartieri, nei condomini e in tutte le zone della nostra città. Per poi aprire con un grande calendario estivo che presumibilmente presenteremo verso la fine di maggio e che ci accompagnerà dal 1° giugno fino all'incirca metà ottobre, chiudendo la stagione con la festa di Lecco del 2 ottobre e il festival Lecco Città dei Promessi Sposi, che tornerà con ancora delle partnership a livello nazionale. L'obiettivo qual è? L'obiettivo non è solo fare cultura, ma è anche quello di coinvolgere il tessuto culturale della nostra città. Lo abbiamo fatto in questi mesi con dei progetti nelle scuole, valorizzando e lavorando a fianco delle realtà culturali del nostro territorio, e continueremo a farlo in un costante dialogo tra il locale e anche il sovralocale, con la possibilità dunque di avere eventi